È stancante, è stancantissimo, devo dirvi la verità, perché qui è difficile poi andare a parlare degli argomenti che piacciono a noi, che è il calcio, e quindi cercherò nel pomeriggio di portare un contenuto diverso da questa attualità, a meno che non succeda qualcos'altro, però io tra notizie di cessione Juve, Cosmenti Texor e Bonucci che fa causa alla Juventus e Pogba che fa sta roba qua, spero che arrivati al 13 di settembre, poi dato che tra poco ricomincia pure il campionato, spero che non succeda più niente, che ci si possa concentrare sul calcio. Ho recuperato la partita dell'Italia, ho visto la prestazione di Locatelli e quindi mi piacerebbe parlarne in un prossimo video. Se mi date il tempo, universo Juve, di ragionare unicamente su questa cosa qui piuttosto che buttare altra carne sul fuoco, mi fate un grossissimo favore. Però ragazzi, emergono altri dettagli di quello che è stato un pochettino il discorso legato a Paul Pogba. E cioè, ora è emerso che questo farmaco consigliato da questo medico amico di famiglia a Miami lo prendi e sopra è indicato chiaro e tondo doping. Attenzione, se sei un atleta, non prenderlo. Quindi io credo che la buona fede di Pogba, che sarà quello che proveranno a dimostrare, farà un po' fatica a reggere, perché se un atleta prende una cosa senza nemmeno leggere che cosa c'è scritto, senza nemmeno porsi due domande, è un problema. Cioè, stiamo parlando di Paul Pogba, non stiamo parlando di Luca Toselli che lunedì sera va a fare la partitella amatoriale dopo una giornata di lavoro. Non stiamo parlando dell'operaio che gioca con me che dopo una giornata di lavoro viene a farsi la partitella nel campionato amatori. Stiamo parlando della persona comune che fa la vita comune e che gioca a calcio per divertimento. Stiamo parlando di un personaggio influente nel mondo del calcio, influente nel mondo dei media, influente. Stiamo parlando di Paul Pogba. Cioè, è inutile che faccia degli esempi, stiamo parlando di Paul Pogba. E non può una persona del calibro di Paul Pogba assumere un farmaco del genere, tanto senza nemmeno leggere il foglietto illustrativo, perché banalmente. E in seconda battuta, se prendi una cosa al di fuori dell'Unione Europea, non puoi pensare che non ci siano le stesse regole. Però guardate, io faccio anche un passo verso Pogba, perché dico magari davvero la leggerezza non ci ha nemmeno pensato a sta roba, gliel'hanno consigliato, l'ha preso. Però santo il signore Paul, quando tu arrivi in Italia o mentre sei in America con la Juventus o la prima possibilità che hai di discutere, di parlare, di interagire con lo staff medico della Juventus, ma è la primissima cosa che devi fare, ti danno questo farmaco prima ancora di prenderlo, che magari ti viene il minimo dubbio, ma anche se non ti viene, perché sei un tesserato della Juventus, tu prendi il telefono, alzi la cornetta, non è Mondial Casa ti aspetta, ma tu fai subito una telefonata, immediatamente. E dici, guardate, la situazione è questa, no, perché non solo Pogba prende questo farmaco, a quanto pare, dalle ricostruzioni, ma nemmeno informa lo staff medico della Juve. Quindi quando Pogba viene preso, sorteggiato, estratto, devi fare l'esame antidoping, nessun problema, va a fare l'esame antidoping, bello, tranquillo come il sole, perché nella sua testa lui è in buona fede, ne stiamo ragionando sul fatto che Pogba sia in buona fede, che abbia fatto un errore, benissimo, fa la sua pipì, fa le sue esami, bla bla bla, la Juve tranquilla. E quando arriva fuori questa notizia, io mi immagino la Juventus, composta dallo staff medico della Juve, composta da Massimiliano Allegri, composta, ma banalmente anche Giuntoli, ma come può aver preso Giuntoli una roba del genere? E tutti i compagni, e Pogba che salta su, io, ma scusa, ma Paul, come diavolo è stato possibile? Ah, ma io in America ho preso un farmaco che mi ha consigliato un mio amico medico. Ah, non ve l'ho detto? Ah, dovevo dirvelo? Cioè, questa... Adesso io sto estremizzando, ma la ricostruzione che stiamo facendo è questa, cioè quello che ci stanno dicendo è questo. Anche Tutto Sport ha confermato questa roba, Tutto Sport che solitamente è un giornale molto filo juventino, che cerca di entrare nelle grazie dei tifosi della Juventus, non c'è smentita, c'è conferma, cioè, quindi molto probabilmente Pogba ha fatto questo errore, e questo è un errore, ragazzi, di un principiante, non di un professionista, non di un ragazzo di 30 anni, padre di famiglia, di uno dei personaggi più influenti nel mondo del calcio. Parlo di un principiante, perché passi davvero la leggerezza di assumere far... Ma come fai a non contattare i medici della Juve a dire una roba del genere ai medici della Juve? Oh, ma stai scherzando, ma stai giocando con la tua professione, stai giocando con la tua figura.
con la tua vita. Perché adesso io, senza girarci troppo intorno, vado dritto al punto. Cioè, Pogba rischia di concludere qui la carriera con sta roba qui, eh. Poi va benissimo, buona fede, perfetto, però buona fede l'errore l'hai fatto uguale. Buona fede l'errore l'hai fatto uguale. Cioè, se io vado fuori, parcheggio la macchina di fronte a un passo carrabile e mi fanno la multa, io posso anche essere in buona fede a dirgli al poliziotto: guarda che io non l'ho mica visto quel divieto di sosta. E lui mi dice: d'accordo, io ti credo, non l'hai visto, però l'hai fatto. E la multa te la devo fare, la devi pagare. Cioè, se a Pogba arriva una squalifica di 2, 3, 4 anni, Pogba se la merita. Cioè, anche se l'ha fatto in buona fede. E io parto dal presupposto che Pogba l'abbia fatto in buona fede, perché questo amico medico gliel'ha consigliato. Ma è tutto il resto che è sbagliato. Ed è giusto che Pogba paghi in questo momento. La Juventus per il momento gli ha tolto lo stipendio, eh. Si spazza la bocca, pane e acqua, cioè, tra virgolette. Però in questo momento Pogba lo stipendio della Juventus non lo percepisce. La Juventus attenderà di capire, perché ovviamente se Pogba viene squalificato, la Juventus non può permettersi di tenere un calciatore tesserato in queste condizioni, in questa situazione. E Pogba si ritroverà svincolato e molto difficilmente riuscirà a trovare una squadra all'interno dell'Unione Europea in grado di tesserarlo nuovamente. Perché questa squalifica, ora io non so se sarà europea o mondiale, io immagino mondiale comunque, anche se ci sono dei regolamenti differenti. In caso contrario, se in America questa roba è permessa, magari andrai in MLS. Se in Arabia questa roba è permessa, magari andrai in Arabia. Ma Pogba rischia di aver concluso la sua carriera con quel gol annullato a Empoli, eh. La carriera ad alti livelli, carriera da nome. Nazionale non ne parliamo, che era il suo desiderio. E ripeto, parlando della buona fede, perché parlo della sua buona fede. Però non si possano commettere a quei livelli lì degli errori di questo tipo qua. Voglio tornare un attimo su Bonucci, perché la notte porta consiglio e stamattina mentre mi svegliavo, mentre facevo colazione, pensavo un po' alla figura di Bonucci, perché leggevo dei fischi a Donnarumma a San Siro. Io mi sto immaginando Bonucci che un domani torna alla Juventus, non dico da avversario, perché io credo che comunque la carriera di Bonucci a quei livelli lì sia finito, sia finita. Non credo che Bonucci con l'Union verrà a giocare a Torino, poi le vie del calcio sono infinite e quindi chissà, magari può succedere. Però metti che Bonucci inizia ad allenare, allena la squadra di Serie A, non so, dico una a caso, il Genoa, Bonucci allenatore del Genoa, viene a giocare a Torino all'Allianz Stadium. Come lo accolgono? Perché io me lo ricordo il mio stato d'animo dell'epoca verso Leonardo Bonucci, nei confronti di Leonardo Bonucci. Ha fatto una scelta. È voluto andare via dalla Juventus? È voluto andare al Milan? Benissimo, suo diritto, assolutamente. È una scelta di carriera. Io non entro nel merito di una scelta di carriera. L'ha voluto fare, non lo condivido, ma l'ha fatto. Prego. È voluto tornare? È un'altra scelta di carriera che si incastra con una scelta di vita personale, perché sappiamo tutti i problemi che ha avuto Bonucci, la malattia del figlio, e quindi preferiva. Benissimo, non c'è problema, accetto anche il suo ritorno, anche se il mio legame con Bonucci è cambiato da quel momento lì, non era più il giocatore che sentivo proprio vicino alla Juve. Adesso fa una roba del genere, adesso fa una roba così, e io ti dico, se tra virgolette avevo perdonato il tradimento e voglio che vengano risaltate le virgolette, perché non è un tradimento, è una scelta professionale, però poi torni a casa, la concezione del tifoso, il messaggio che ti passa è ovvio che sia quello, anche se non lo è, perché secondo me non è tradimento, ma l'idea, il principio è quello lì. Ma adesso non si scherza più. Cioè, adesso non ci sarà un ritorno di Bonucci alla Juventus. Magari ci sarà un ritorno proprio da allenatore o da dirigente, non lo so, anche se Del Piero, Buffon, Chiellini, che sono i capitani storici, capitani, passatemi il termine, però capitani veri. Perché io Bonucci non l'ho mai visto come capitano vero, e sapete bene che anche quando si dava la fascia a Bonucci, dopo quella roba lì, a me dava un po' fastidio, e sono molto più contento di vedere Danilo capitano piuttosto che Bonucci. E quando c'era Dybala in campo e Bonucci aveva la fascia, mi dava fastidio, perché la fascia in quel momento era di Dybala ed era giustissimo così. Quando Bonucci era in campo e c'era Buffon, la fascia andava a Bonucci, mi dava fastidio perché il capitano era Gianluigi Buffon, nonostante fosse andato via, ma lì era tutto un altro discorso. Però io a Bonucci sta roba qui, come faccio a perdonargli da tifoso? Cioè, lui prende e porta la Juventus in tribunale. Forse non è chiara questa cosa. Forse non. Ha tutto il diritto di farlo, anche qua ha tutto il diritto di farlo. Però allo stesso
tempo io allora poi ho diritto di valutare la figura di Bonucci come calciatore, ok? Abbiamo già valutato, l'abbiamo già vista, ma proprio come persona. Perché è sì una scelta che lui può fare, però allora è anche mio diritto pensare che Bonucci due volte che va via dalla Juventus, due volte che sulla Juventus butti fango. Prima l'esultanza all'Allianz dopo che ci hai segnato e ci siamo sciacquati la bocca. Pochino godo ancora per quella finale di Coppa Italia contro il Milan, con Bonucci capitano all'Olimpico. Ancora un pochettino mi dà soddisfazione quel godimento sportivo di cui ovviamente tutti i tifosi si nutrono. Però poi ti abbiamo ripreso. Io mi ricordo quel momento lì in cui sono in aereo con i giocatori della Juventus e sto andando a Madrid a vedere Atletico Madrid-Juventus e incontro De Ligt, incontro Ramsey, ma soprattutto incontro Buffon. E quando io incontro Buffon mi sciolgo, mi ricordo che vado in bagno e c'ho la mano che fa così perché non ci sto credendo, perché diavolo, è Gianluigi Buffon, non è Pinco Pallino che passa per strada, è Gianluigi Buffon. Quando incontro Bonucci non si avvicina nemmeno un po' quella sensazione di Buffon, però diavolo, è Leonardo Bonucci, e io che gli ho sempre voluto bene e che quel passaggio al Milan tra virgolette l'ho perdonato per seppellire l'ascia di guerra perché bisognava poi tornare a convivere, ero comunque contento di aver incontrato Leonardo Bonucci. Bonucci è quel classico giocatore che quando ce l'hai e dici certe cose ti esalta, quando ce l'hanno gli altri lo detesti. Classico giocatore di questo tipo qua, di questo stampo qua. La dimostrazione è Cuadrado all'Inter, che adesso è amatissimo dalla curva, adesso il patto, la famiglia, e prima invece era un delinquente. Bonucci la stessa cosa, anche quando è arrivato al Milan, io mi ricordo i tifosi del Milan contenti, è il mio capitano, queste robe qui. Adesso invece è uno scappato di casa. E allora il tifoso della Juve come fa a perdonare Bonucci? Cioè questa roba qui di Bonucci che va via e porta la Juve in tribunale, secondo me è decisamente peggio del primo, ripeto, tradimento di Bonucci. Questo lo considero un tradimento vero e proprio. Poi lui ha tutto il diritto di fare tutto quello che vuole, però dall'altro lato io credo che Bonucci non sia il primo giocatore a cui viene comunicato di essere fuori dal progetto tecnico. Cioè non mi pare di aver visto Luca Pellegrini fare causa alla Juventus, non mi pare di aver visto Frabotta far causa alla Juventus, non mi pare di aver visto Arthur far causa alla Juventus, non mi pare di aver visto Zaccaria far causa alla Juventus, non mi pare di aver visto ma nemmeno Dybala, che gli era stato promesso un contratto e poi è andato via a far causa alla Juventus. Cioè perché invece Bonucci sì, che tra tutti quelli che ho citato è quello che ha passato più tempo alla Juve, ha vinto di più la Juve, giocato più partite la Juve, indossato più volte la fascia di capitano della Juve e parlato più volte da juventino. Perché? E con questo interrogativo io mi congedo, voglio concludere il video e aspetto le vostre risposte sotto nei commenti. Ciao.